importante questa vittoria per tutto il gruppo e per il proseguo del campionato. Assolutamente sì, è stata una partita che abbiamo preparato bene, volevamo tornare a vincere in casa, da un po' che ci mancava questo risultato in casa. Abbiamo dato continuità ai tre punti col Chisola di sabato, per cui siamo molto contenti, ma domenica arriva una partita fondamentale a Voghera e uno scontro diretto un'altra volta, quindi speriamo che di mettere in campo almeno la stessa prestazione di oggi. Bene, grazie. Grande prestazione a Vinovo contro una delle big del girone A di Serie D, come il Chisola, dove siete stati cinici, molto ordinati anche dietro, avete costruito anche tanto. Quest'oggi era importante fare bene, come hai giustamente sottolineato te, contro un'altra contender nella zona play-out della classifica. Siete riusciti a portare a casa i tre punti, così a superare appunto di tre lunghezze, visto che eravate appaiate a quota 21 punti. Questo girone ci ha fatto vedere fino ad ora che comunque c'è grande equilibrio, tutte le squadre possono fare punti con tutte e ci sono sicuramente tante squadre che lotteranno da qua fino alla fine della stagione per la salvezza. L'Alba Calcio è sicuramente una di queste. Come bisogna fare per continuare a far bene? Bisogna continuare così, hai detto bene te, è un campionato che fino alla fine rimarrà aperto, almeno per quanto riguarda la salvezza, però ti dico, queste due vittorie secondo me ci danno consapevolezza, più che altro perché sono arrivato oltretutto con due porte inviolate, quindi era importante anche quello, avevamo preso qualche gol di troppo, adesso ci siamo sistemati anche con l'arrivo di Scotto, siamo più compatti, ma poi proprio il modo di giocare della squadra. Siamo più uniti, più squadra anche in fase difensiva, per cui così, lavorando, cercando di dare il massimo in allenamento, il mister ci prepara bene, lo staff, siamo una squadra sia in campo che fuori veramente ottima, non ti parlo solamente di giocatori ma proprio staff, società, e questa è la strada giusta. Ti chiedo solo una battuta, Federico, sulla partita del prossimo weekend, della prossima giornata. Partita sicuramente delicata, cosa bisogna aspettarsi da questa partita? Bisogna aspettarsi una battaglia perché giochiamo fuori casa, a Voghera non sarà semplice, però penso che con lo spirito del gruppo e della squadra abbiamo dimostrato, questo gruppo ha dimostrato di poter superare qualsiasi ostacolo, per cui al di là di come andrà la partita ovviamente di domenica sarà ancora lunga e si deciderà, come detto prima, dell'ultima partita. Grazie mille per la disponibilità, in bocca al lupo per le prossime partite.